Andrea, si va a gara 5, partita stranissima, non ho neanche ben capito l'andamento. Primo set malissimo, due grandi set, poi ne abbiamo persi due vantaggi. Tu come l'hai vista? Vabbè, a parte il primo set dove loro sono stati ingiocabili con la battuta, giocavano in un palazzetto che conoscono bene, ci hanno messo in grave difficoltà. Noi poi siamo rientrati gradualmente in gioco, abbiamo costruito un sacco di opportunità che non abbiamo sfruttato. Anche il quarto set, un grande rammarico anche per il quarto set, troppe palle, anche il quinto set avevamo le opportunità per chiuderlo e non l'abbiamo chiuso. Questa è una cosa che ci deve far riflettere, naturalmente mettere nella condizione di essere più determinati quando abbiamo le transizioni dove si deve ottenere il punto. Quindi questa è una cosa che dobbiamo assolutamente rivedere in questi giorni. Naturalmente avremo la fortuna di giocare la quinta a Perugia davanti al nostro pubblico, dobbiamo essere positivi. Senti Andrea, ci aspetta la settimana probabilmente finora più importante dell'anno. Adesso sorridiamo un secondo, cerchiamo di smorzare un po' anche la tensione che abbiamo. Abbiamo giovedì lo Zaxa, poi nel fine settimana, adesso vedremo quando, ci sarà gara 5 con Milano. Non voglio dire che ci si gioca tutto in una settimana, ma sicuramente molto. Hai detto bene, ci giochiamo tutto. Abbiamo tante aspirazioni, dobbiamo giocare meglio se vogliamo pensare di passare il turno in Champions adesso e andare in semifinale playoff. Ti ho detto, giochiamo il palabatto, cerchiamo di essere positivi, di non essere negativi. Il nostro palazzetto può diventare realmente importante anche per i nostri ragazzi, per sentirsi appoggiati in ogni momento. E quindi sai, mi rendo conto che, come hai detto te, avremo davanti a noi due partite complicatissime, ma dobbiamo allo stesso tempo essere positivi e cercare di tenere la pressione nel modo giusto. Grazie Andrea.